parlare, si spiega per i meeting, soprattutto perché condivide la visione di divulgazione, di far conoscere il grande patrimonio culturale che è rappresentato da film nuovi e vecchi. Condivide questa missione e ne apprezza la qualità, la professionalità con cui organizza questo festival, un festival internazionale. È un festival che cambia la città, in quei giorni la città si veste del Bergamo Film Meeting e quindi la presenza del festival è visibile, la si coglie anche semplicemente girando per la città e questo ci fa molto piacere. È una collaborazione che si esplica attraverso la condivisione di spazi che sono pubblici e che vengono appunto abitati dal festival e con un contributo di sostegno effettivo che si unisce anche a tutti gli altri contributi pubblici, in particolare se posso dire dell'Unione Europea, che sostiene questo festival e che rappresenta quindi un riconoscimento importante per il festival. Ci piace molto anche l'idea di come vengono valutati i film del concorso e della costituzione della giuria popolare, ma anche una giuria di pubblico, fatta dal pubblico che segue la ricerca morte, che è una scelta che apprezziamo molto e che rende molto, molto autentico il risultato che ogni anno premia il vincitore. Questa collaborazione con l'amministrazione si articola anche nel passaggio di testimone che avviene quando termina il Bergamo Film Meeting, quest'anno sarà il 19 marzo, c'è una sorta di passaggio di testimone con il Bergamo Jazz e quest'anno come sapete la proiezione del film che poi viene gestito in sonoro dal vivo, quest'anno seguito anche da un live painting realizzato da Clementi. Quindi sono queste relazioni e una rete che si sviluppa, anche questo è molto apprezzabile, questo collaborare, creare un network di collaborazione in cui il cinema si mescola con l'arte, la letteratura, la musica e con i fumetti. C'è quel particolare molto divertente del fumo del festival a fumetti, che deve essere il secondo o terzo anno che si realizza. E il racconto del festival fatto attraverso il fumetto della rete, poi sicuramente nel rappresentare il progetto Ricorda. C'è qualcosa in più che vorrei dire, anche se non è ancora confermata, nella collaborazione tra l'amministrazione e Bergamo Film Meeting, vorremmo che un evento importante fosse ambientato qui a Teatro Donizetti. Per vari motivi, primo perché questa è la 35esima edizione del festival, quindi è un numero importante e segna quindi una tappa importante. E poi perché, come sapete, a marzo saremo vicini alla chiusura del teatro, ci sarà ancora un effettivo programmazione per un paio di mesi, dopo che il teatro chiuderà, ci sembra molto bello che anche Bergamo Film Meeting saluti teatro in via per arrivederci per la riapertura con un evento importante. Ovviamente sono di annunciare ma poi ci vediamo osservato ancora l'evento di Radio Pen disegnato, però ci vediamo molto a questo appuntamento di Radio Pen. Grazie, io lascio la parola a Giulia. Vedi che appena entrato che è coinvolto. Poi ci sarà questa idea di triangolazione per i movimenti.
e quindi sono già parecchi anni che facciamo questa collaborazione su questo passaggio di testimoni. Per noi è importante, penso anche per voi. E abbiamo finito per dire che il programma completo dell'Italiano Gesto era presentato in questa sala sabato 10 dicembre alle ore 14:30. Partecipate, vi invitate tutti a partecipare per la presentazione di una volta alla città, non solo alla stampa. Grazie. Abbiamo già una novità che per contesto per questa action painting, una cosa nuova come fatto prima del open meeting. Ci saranno altre novità quest'anno, in realtà noi oggi vi diciamo alcune cose, ma non ve ne diremo tante altre, così vi rimane la curiosità di scoprire giorno dopo giorno una volta quello che succederà nella prossima edizione del open meeting. Io vi parlo soprattutto della retrospettiva, perché come l'anno scorso abbiamo annunciato Iancio, quest'anno annunciamo un'altra retrospettiva un po' dell'area dell'Europa dell'Est, in parte perché poi non è solo quello. La retrospettiva è dedicata a Milos Forman. Milos Forman credo che sia un autore molto molto conosciuto, quindi entriamo in un ambito. Non è certamente un autore da scoprire, impegnativo e difficile forse come Iancio, anzi affrontiamo un regista che in realtà ha avuto anche un successo commerciale con alcuni suoi film e soprattutto ha vinto una marea di Oscar, collezionando anche Oscar fondamentali come ad esempio con qualcuno lo so, io, con 5 Oscar fondamentali nello stesso film, cosa che era tenuto solo credo. Un film come Accade una notte degli anni, commedia degli anni 30. Allora voi vi chiederete, ma come mai la scelta su un autore appunto ha avuto anche questo successo e forse questo potrebbe sembrare una proposta non proprio davvero molto difficile. In realtà non è così perché Forman per tutto è nato in Cecoslovacchia, nella loro Cecoslovacchia nel 1932, ha cominciato la sua carriera cinematografica in Cecoslovacchia, realizzando i tre film più noti che sono Le Asso di Picche, Amore di una bionda e che peraltro era stato prodotto anche da Carlo Ponti, quindi era già una situazione produttiva aperta anche a livello internazionale. Nasce nel 32, quindi a ridosso dei tragici eventi che poi sfoceranno nella Seconda Guerra Mondiale, colpito e devastato anche nella sua famiglia perché il papà che militava nella resistenza venne arrestato anche la madre per una relazione ed entrambi poi morirono uno e l'altro ad Auschwitz, quindi segnato già nei primi anni dall'infanzia, poi adottato dallo zio e poi si inserisce nel mondo dello spettacolo. Lui era un appassionato molto di teatro ma non riesce a passare l'esame dell'Accademia di Arte Drammatica di Praga, mentre invece riesce a passare l'esame nell'Accademia di Arte Cinematografica, FAMU, e al quale si iscrive anche per evitare il servizio militare. Con i suoi primi film, Amore in bionda, Asso di Picche, riesce a farsi conoscere anche all'estero, quindi Amore in bionda partecipa a moltissimi festival importanti, vince anche dei premi, e questo lo lancia anche un po' a livello internazionale. A ridosso dell'invasione russa del 68 nella Cecoslovacchia, si trasferisce in America, non ritorna più dopo l'invasione, sceglie di vivere e di trasferirsi. Nel 71 riesce a realizzare il primo film americano, Taking Off, collabora alla sceneggiatura un sceneggiatore del calibro di Jean-Paul Carrier. Il film purtroppo non ottiene un successo commerciale, Forman
profonda depressione finché nel 73 Michael Douglas gli passa il romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo. Lui viene in sceneggiatura, il film viene realizzato, ottiene successo, appunto, che vi dicevo prima, anche un successo commerciale molto, molto forte, quindi praticamente già lì inizia la carriera americana di Milos Forman. Vi cito solo, vabbè, dopo seguiranno al cuculo, seguiranno il film Air, che è un musical tra l'altro, io chiamo il musical, lo ricordo come un'esperienza cinematografica anche molto interessante, è un musical però non di Vertisman, ma è un musical che ritrae una situazione appunto lacerante della società americana come è stata quella degli anni della guerra del Vietnam. Altri rimane legato un po' alla storia americana con Ragtime, una specie di affresco dell'America degli anni 10, gira una versione delle relazioni pericolose di Flo, ha la sfortuna di realizzarlo l'anno dopo il film, per cui non dico che passi inosservato, ma il confronto con l'altro film lo sminuisce un po' anche rispetto all'accoglienza del pubblico. E realizza poi un altro grande film che peraltro va a girare in Cecoslovacchia, quindi torna in Cecoslovacchia per realizzare Amadeus, forse il film che l'ha reso più famoso. Amadeus è la storia romanzata del rapporto tra Mozart e il vecchio, l'anziano Antonio Salieri, con tutte le sfumature anche gialle che l'attrice porta questa amicizia, o prima amicizia poi inimicizia fino a un modo viscerale, porterà appunto nella relazione tra questi due personaggi, dove giocano complessi di inferiorità e tutte queste cose qui. C'è anche un ritratto di Mozart molto molto particolare, perché Mozart viene ritratto come una persona volgare, poco vicio all'etichetta, personaggio molto simpatico, anche se è molto, molto moderno e molto, molto contemporaneo. Chiude la carriera con altri film importanti, del Flint, che è la storia del magnate della stampa pornografica americana, concorrente di Playboy, però con una attività di produzione industriale che superava comunque un fatturato di 300 milioni di dollari all'anno, quindi un'attività molto, molto consistente. L'uomo della luna, Man on the Moon, che era un altro biopic su questo presentatore anti-humor, provocatore, più molto bello tra l'altro, credo che sia una delle cose più interessanti che siano uscite sia americano in quegli anni. Film purtroppo forse non giustamente valutato dalla critica e dal pubblico. Quindi un autore che ha fatto parte del business, nel senso vero, nel senso pieno, ma che però non ha mai rinunciato, questo va detto, una sua poetica, una sua visione del mondo, giocata sempre sullo scontro tra l'istituzione oppressiva, la politicamente corretta da una parte e dall'altra, quel senso di trasmissione, di ribellione, di rivolta, ma anche di disagio, e sconfinante addirittura nella pazzia e nel delirio, che è sempre stata un po' una costante della sua poetica e della sua visione del mondo fin dei primi film, che raccontavano appunto il disagio, una
società come quella cecoslovacca, dove i giovani vivevano appunto queste situazioni complesse e anche drammatiche di sfiducia, di disagio, di imposizione, quelle che erano le regole stabilite, anche contro la burocrazia imperante nei paesi dell'est in quel periodo. Quindi un'operazione che Bergamo Film Meeting vuole fare di riflessione su un personaggio forse stranoto, ma poco pochissimo conosciuto, su cui vale la pena di riflettere. Questa retrospettiva vede tra gli attori principali della scuola di relazioni Centro Circo di Milano. Qui abbiamo presente la Simona Cagoli, che però ha detto che non si può intervenire e dire qualcosa, volentieri. Abbiamo una buona, ottima, meravigliosa collaborazione. Io ho finito con queste brevi poche notizie di Colman, che ha comunque pubblicato un catalogo. Lui non può venire perché è gravemente ammalato, dice, negli Stati Uniti di Suri, ha una patologia all'occhio, per cui l'occhio destro non praticamente ha perso, quindi ha una percezione della spaziale destra che è praticamente inesistente, è una malattia degenerativa. Ci saranno invece altri testimoni del suo lavoro e del suo percorso artistico e stilistico. Grazie. Alcune altre anticipazioni di questa 35esima edizione, un percorso a cui teniamo particolarmente, iniziato qualche anno fa, è quello dedicato alle scuole, ai più piccoli, è un lavoro che abbiamo finito in fa sia durante l'anno sia dedica una sezione vera e propria che si chiama Kino Club all'interno del festival. Quest'anno la sezione è curata da Monica Malucci, che era là in fondo, che ringraziamo molto. Perché vedrete, avete in mano il programma e vedete che quest'anno abbiamo voluto sicuramente accelerare, aumentare la proposta, renderla il più ampia possibile sia per la primaria che per la secondaria. Lungometraggi, un'ampia selezione per tutte le età, con una particolare attenzione all'animazione. Quindi Mavida Puget, che è uno dei film presentato a Cannes, uno dei film un po' caso di questa stagione cinematografica, Song of the Sea, di cui l'anno scorso abbiamo presentato il primo film di questi registi, che era Secret of Kells, che ci era piaciuto molto, e quindi il nuovo film che è girato davvero molto poco nelle sale, quindi che vogliamo riproporre è appunto Song of the Sea. Due altri film anche di finzione come Skinny Girl e Jamais Contant, che sono due anteprime. Una sottosezione dedicata all'animazione, che è un genere a cui teniamo particolarmente. Abbiamo preso l'occasione di rispolverare i grandi classici della storia dell'animazione attraverso i film candidati premiati all'Oscar come miglior film d'animazione, e quindi proporremo alle scuole, alle diverse fasce, i classici del cortometraggi del cinema d'animazione. E la novità di quest'anno è la collaborazione con il Kloster Kino, che è un festival d'animazione olandese che ci offrirà una selezione ad hoc di cortometraggi proprio per questa sezione. Un'altra conferma sempre della 35esima edizione è il progetto dedicato ai fumetti,
e anche di questo avete il materiale promozionale, e anche per questo quest'anno abbiamo voluto mettere un po' più di carne al fuoco. È un progetto che è partito 2 anni fa e quest'anno abbiamo deciso di rafforzarlo. Chiedo a tal proposito a Simone Tempia, giornalista e scrittore, di parlarci, di raccontarci un po' di questo progetto. Accomodati pure lì. E Simone cura l'incontro con gli autori e cura la sezione, il progetto BFM degli strip con l'altro mio collega Simone Boglioni, che è là dietro, e io ringrazio ovviamente entrambi. Grazie mille. La faccio molto veloce. Quest'anno, dopo un meraviglioso inizio, e l'anno scorso con cui ho potuto collaborare come relatore in data di questi incontri, quest'anno abbiamo avuto l'occasione di lavorare su un lungo periodo per chiamare un panel di autori che è importante. Ed è importante non soltanto perché i nomi coinvolti sono quelli del fumetto, diciamo, per gli amanti del fumetto mondo, i nomi piccolini che piacciono, che fanno parte dell'underground, ma anche perché quest'anno inizio subito con i due autori che sono veramente il punto principale, che sono Leo Ortolani e Davide Toffolo, dovendo dare un'immagine di quali sono, di cosa sono nel mondo del fumetto, ma non solo, nel mondo del pop in generale italiano, aspettiamoci le transenne. Cioè, sono Leo Ortolani, è l'autore di Ratman, è uno dei nomi più conosciuti a livello nazionale del fumetto. Davide Toffolo è, oltre che un musicista molto conosciuto, sempre nel mondo mainstream, quindi comunque MTV e comunque nel ramo indie, quindi non il pop classico, però è autore di graphic novel che hanno segnato la storia del fumetto italiano dagli anni 80 ad oggi, tipo Piera degli Spiriti, ha fatto un meraviglioso graphic novel su Primo Carnera. Questi due nomi, così sulla carta, possono valere un festival del fumetto regionale. Stiamo parlando un po' di una delle cose più che non si vede, e messi così a corredo di un evento come il Bergamo Film Meeting lo rendono ancora più importante, perché non è un evento separato, un evento nell'evento, ed è bellissimo perché questi autori sono qui a raccontare e a parlare di cinema, perché da un lato Davide Toffolo ha comunque fatto animazione, dall'altro Leo Ortolani viene a presentare il suo libro Cinema, cioè un libro uscito per Vow Publishing, in cui fa delle recensioni di film, quindi abbiamo anche questo aspetto molto interessante, e sarà qua a fare una recensione di un film. A questi due autori molto importanti si accompagnano tre nomi interessanti, ma non appunto piccolini, ma degli autori che stanno crescendo molto. Cristina Portolano, che darà un workshop, autrice delle graphic, diciamo, di una graphic novel che è quasi signorina di formazione, che è stata comunque ospitata a Fahrenheit di Radio 3 e che ha riscosso molto successo. Francesco Guarnaccia, che è un po' l'enfant prodige anche per quanto riguarda la qualità, perché il termine enfant prodige si tende a lanciare un pochino addosso alle persone quasi come uno strale, e Martoz, che è un altro, sempre all'interno di questi tre autori, un altro grande nome del, questo forse un pochino più underground, un pochino più nella va in quota fumetto di alto, di profilo, diciamo, più complesso da apprezzare. Tutto insieme crea un percorso cinematografico, perché siamo sul comico con De Ortolani, sul Davide Toffolo, siamo sull'animazione, anche sul un po' l'horror di formazione, perché aveva questo fumetto che si chiamava Tra legge ragazzi morti, Cristina Portolano, ovviamente il fumetto e film di formazione, Francesco Guarnaccia, va in quota, fumetto d'azione, inteso proprio l'azione anche guerresca, e Martoz invece più lisergico. Tutti insieme, io posso dire proprio con, non da appassionato del fumetto mondo, io sono più uno scrittore, proprio da persona che esce al di fuori di questo, questo programma è qualcosa che vale veramente la pena di vedere, e che io sono veramente molto onorato e contento di aver potuto collaborare all'interno di questa realtà che è Bergamo Film Meeting. Io sono qua a Bergamo da 4 anni, più o meno da quando è nato questo progetto, e arrivare oggi qui
a vedere questo, tutte le persone che dicono, tutte le volte che sto incontrando le persone con, per delle cose che sto facendo, ma sa, viene le ortolane e perdono, l'altro sono un attimo, hanno degli scompensi, perché anche mio papà che abita a Biella, che non è propriamente un principe della lettura dei fumetti, sa chi è Leo Ortolani ed è bello. Quindi che altro dire, questi incontri saranno veramente una specie di ciliegina sulla torta all'interno di un festival che, da quanto ho capito, da quanto ho potuto leggere, da quanto abbiamo parlato, inizia ad avere veramente un'anima ben distinta, ma che non ha paura di aprirsi anche a qualcosa di non propriamente la nicchia, cioè fa scoprire cose a tutti. E con questo ho terminato. Il progetto di FM degli Strip è organizzato in collaborazione con Corpo e la libreria Incrocio Quarenni. Altra collaborazione ormai consolidata che si sposta in un altro ambito, che è quello dell'arte contemporanea, con l'associazione Red Lamp. Ormai siamo rodati, quest'anno avremo un grandissimo ospite, Franco Baccari, e chiedo a Claudia Santeroni di presentarci la sezione. Buongiorno a tutti, grazie per la parola. Mi scuso in anticipo se il discorso sarà un po' sottotono, perché io oggi non sto particolarmente bene, ma il contenuto invece meriterebbe un pochino di entusiasmo in più. Parlo io a nome di Deblen, in quanto coordinatrice dell'associazione, perché purtroppo il nostro presidente Stefano Raimondi non è potuto essere qua con noi stamattina. Voi sapete che The Blank ha fatto dell'idea di collaborazione, di coalizione, di rete, di network, il suo fondamento, per cui della nostra rete fanno parte appunto gallerie, musei e altre, diciamo, realtà culturali della città. Tra queste anche Bergamo Film Meeting. Io personalmente devo dire che siamo veramente orgogliosi di questa collaborazione, perché Bergamo Film Meeting è un'istituzione per Bergamo, esistono da 35 anni. Noi solo da 7, per cui per noi è veramente significativo poter collaborare con loro. Abbiamo iniziato 4-5 anni fa con delle cose piccole, pian piano invece abbiamo strutturato ulteriormente questa collaborazione fino ad arrivare a una collaborazione veramente significativa, per cui loro hanno un ruolo di primaria importanza durante Air Date, che è il festival che organizziamo il 2 maggio, e noi abbiamo uno spazio importante durante il Bergamo Film Meeting. L'anno scorso abbiamo presentato una retrospettiva di Karen Sitter e un'installazione di Dimantas Narkevicius, che sono due dei video artisti contemporanei più importanti. E quest'anno invece presentiamo, come ci ha accennato Chiara, un artista che non avrebbe bisogno di alcuna presentazione, che è Franco Baccari. Dunque, Franco Baccari penso che sia uno dei fotografi contemporanei più famosi in assoluto. Chiunque abbia studiato storia della fotografia e anche alcuni rami della filosofia si è imbattuto in Franco Baccari. Mi preme dire che l'anno scorso Hans Ulrich Obrist alle Monet di Paris ha presentato una mostra in cui l'ha inserito. Lui è forse il curatore più famoso del mondo, e questo lo dico per dire che noi siamo orgogliosi di portare qua Franco Baccari. Immagino che anche Bergamo Film Meeting sia felice appunto di poterlo ospitare, ma penso che sia importante anche per la città avere qui un artista di così grande spessore. Franco presenterà una selezione dei suoi video in sala al Cinema San Marco, uno anche con una sua breve presentazione, e poi invece a Porta Sant'Agostino avremo un'installazione, esposizione temporale numero 32, con la proiezione del video Buonanotte. Grazie. Grazie. Domani scade il bando di concorso per i film che... Arrivederci, grazie. I film che intendono partecipare quindi ai due concorsi di Bergamo Film Meeting, concorso lungometraggio e concorso dei
già arrivata come ogni anno tantissimo materiale, e anche quest'anno siamo molto contenti di poter confermare due premi in denaro appunto abbinati ai due concorsi. Per quanto riguarda il concorso dei lungometraggi, è confermata la collaborazione con UBI, Banca Popolare di Bergamo, e Fondazione Banca Popolare di Bergamo, e quindi chiedo a Luca Gotti di raggiungerci per un intervento. Perché come banca abbiamo un elemento valoriale quello della valorizzazione del territorio. Quando facciamo la banca, la valorizzazione è tipicamente di tipo economico, ma quello è un braccio operativo della fondazione che invece si occupa di quella della valorizzazione dell'arte e della cultura anche che viene in bocca sul nostro territorio. E devo dire che Bergamo Film Meeting rappresenta certamente un evento di grande riconoscimento ma internazionale, grande pubblico, ma in cui ci troviamo anche molto, nel senso che valorizza il film di autore, i giovani autori, spesso nelle fonti mi piace anche il fatto della tradizione e anche dell'innovazione, no? Che ogni anno vengono introdotti anche di novità, però una modalità anche come forma di scelta di un comune di generi, stili, modalità di comunicazione, culture diverse, che però hanno come tratto comune quello della coerenza, evidentemente, che anche la banca è un elemento su cui dire moltissimo. Rimane un auspicio, più di un auspicio, ma che possiamo contare su una buona tranquillità di questi trascorsi, che è quello di una numerosa affluenza, di una numerosa partecipazione, che comunque ci lascia abbastanza tranquilli, perché i successi del passato prendono un po' a ripetersi, però ogni anno una sfida, evidentemente, bisogna conquistarsi. Però ho visto già che i contenuti sono ben costruiti perché rispondono alla città, ma non solo, anche evidentemente un pubblico molto numeroso e anche, se mi permettete, appassionato, perché il cinema è fondamentalmente un elemento di passione. Faccio una notazione tecnica che viene esperta. Il cinema è nato c'è 35, continua. Non è una cosa, diciamo, visto che si parla di 35 edizioni, così dei partiti già. Il secolo scorso, tutto sommato, diciamo, avete una grandissima tradizione insieme alla nascita dell'arte del cinema. Bene, ci siamo. Grazie a tutti. Grazie. Confermato anche, come dicevo prima, il concorso del documentario, che fu una novità dell'anno scorso, premio in denaro, quindi anche per il miglior documentario, grazie alla collaborazione con CGL Bergamo, e di cui credo che non ci sia alcun rappresentante. Ringraziamo e passo per quanto riguarda i contenuti a ricordarvi, a confermare anche l'appuntamento di quello che come dire accade fuori dalla sala. Abbiamo visto le contaminazioni, anche quest'anno sono parecchie con le altre arti, e quello che i frequentatori di Bergamo Film Meeting sanno bene è che il festival è sia dentro la sala, ma anche la città vede proprio un cambiamento, e la festa e il festival si sposta anche al di fuori. Confermata quindi lo spazio in Piazza della Libertà, Meeting Point, confermata la collaborazione con uno dei nostri partner ormai più longevi, che è il Birrificio Indipendente Elab. Ringrazio Valentina Demagni e Antonio Pezzi, che invito a intervenire. Grazie. Io sono Birrificio Elab, collaboriamo ormai con Bergamo Film Meeting da 5 anni, credo. 5-6. Da 2012. E ci occupiamo principalmente del Fuori Festival, quindi di quello che è la ex bolla, che era una bolla, adesso è un parallelo libero, e
quindi ristorazione, ma anche quello che è la parte artistica all'interno del Fuori Festival. E in più la cosa che ci diverte è che ogni anno facciamo una birra, un'etichetta dedicata, che porta poi il marchio del Bergamo Filippi, che poi viene venduta nei nostri canali Italia, Europa, quello che è. Siamo molto contenti ovviamente di collaborare con Bergamo Filippi, perché troviamo nella loro realtà molti punti in comune con la nostra, quindi l'indipendenza, un'attenzione particolare, una libertà di espressione che loro dimostrano tutti gli anni. E abbiamo la dimostrazione di questo perché quando giriamo per l'Italia in altri festival, come il Biografin dove siamo partner, vediamo che il Bergamo Film Meeting, che magari non è conosciutissimo da tutti i bergamaschi, in realtà a livello nazionale è apprezzatissimo, considerato uno dei migliori festival del cinema italiano. Detto ciò, quest'anno faremo ancora l'etichetta, ci occuperemo come gli anni passati di una piccola raccolta fondi, che è sempre abbastanza fallimentare, possiamo dirlo, che è colpa nostra, però tutti gli anni ci proviamo, e di coinvolgere il nostro pubblico, che abitualmente non è un pubblico magari non tutto attento a questa forma di festival, e quindi pensiamo che il nostro valore aggiunto di questa collaborazione sia anche quella di aiutare ad avvicinare un pubblico che abitualmente non conosce questa realtà e che poi invece, conoscendolo attraverso il Fuori Festival, può poi usufruirne e negli anni conoscerlo e rinvigorire il pubblico del Bergamo Film Intesa. Vediamo tutti gli anni crescere in modo esponenziale. Detto ciò, iniziamo il Bergamo Film Meeting e voi e ci vediamo nella Expo. Bergamo Film Meeting non potrebbe esistere senza il sostegno in molti casi costante e fondamentale di tutti quegli enti ormai che ci affiancano. Il rapporto col territorio è sempre molto forte e uno dei nostri sostenitori ormai da tantissimi anni è la Fondazione della Comunità Bergamasca. Chiamo quindi Maria Cristina Bismara per un saluto di intervento e ringrazio. Buongiorno a tutti, porto il saluto del nostro presidente che non è potuto intervenire per il salute. Ma noi siamo contenti di essere comunque far parte di questa bella iniziativa. Come già citato, noi siamo a favore delle iniziative della comunità, quindi le eccellenze sono da noi comunque valutate positivamente. Stavo appunto guardando che sono diversi anni che noi finanziamo il Bergamo Film Meeting. Soprattutto abbiamo una sezione dei bandi con eventi culturali con 20 anni di storicità, per cui c'entrate a pieno. E niente, vi ringrazio di far parte comunque di questo progetto che cercheremo in tutti i modi di sostenere. Voi siete anche partner nostri perché avete un fondo presso la fondazione, per cui adesso stiamo cercando di dare un po' più di risalto anche a questo tipo di strumento, che potrebbe essere anche in futuro una forma di finanziamento in più a sostegno di queste iniziative. Quindi io vi ringrazio, non vi rubo altro tempo e in bocca al lupo. Grazie. Grazie mille. Ultimo intervento, chiamo per ATB Servizi Alessandro Redondi, presidente appunto di ATB. Con il quale ormai da parecchi anni abbiamo una collaborazione. Grazie, saluto anche il direttore generale Gianni Scarfone, che vedo che è arrivato anche lui. Io vi ringrazio e un saluto non formale, perché la collaborazione è ormai di lunga data e credo che sia importante per azienda del comune, azienda del trasporto, ma collaborare con un'iniziativa culturale che è tra le più importanti di questa città, che a
livello culturale, come vediamo in questi giorni, si sta muovendo molto, ma che è un'iniziativa che guarda al di là del territorio, perché guarda il cinema in tutto il mondo, ma è vista da tutto il mondo, perché attira persone da, anche no, in quei 10 giorni da più parti d'Italia, anche dall'estero. Quindi credo che sia molto importante, e per noi è importante diciamo, continuare la nostra collaborazione con voi, costante, come abbiamo confermato, i nostri abbonati possono fare l'abbonamento con la Dragon Film Meeting a un prezzo ridotto, di 40 euro rispetto ai 50 euro, e gli abbonati al Dragon Film Meeting nelle giornate di sabato 11 marzo e sabato 18 marzo potranno muoversi liberamente, poi mettere i pubblici TV su tutto il bacino, quindi anche tram e web compresa, per muoversi tutto il giorno per andare a vedere gli spettacoli, perché poi per andare in giro la sera. Questo credo che è una collaborazione che continua ogni anno, e crediamo che sia gradita, per noi lo è molto, e quindi non posso che tornare a ringraziarvi. Grazie. Tra le varie persone che non sono intervenute oggi, ma che comunque sono presenti o hanno o rappresentano enti e istituzioni che già hanno confermato la loro collaborazione, il loro sostegno a Bergamo Film Meeting, alla 35esima edizione, vorremmo ringraziare in particolare Francesco Botti di B Consult e Adi Blue by Azotar, che ci sponsorizzano ormai da molti anni, dei nostri main sponsor. Ringraziamo anche ancora chi è intervenuto, Roberto Valentino per Bergamo Jazz, ma anche Massimo Buffelli, direttore del Teatro Donizetti, e ovviamente anche Dave Douglas, direttore artistico di Bergamo Jazz. Poi vorremmo ringraziare anche Daniela Vincenzi per Gabriel Cinema, che anche per il 2017 ha confermato una finestra dedicata al patrimonio del Fondo Lino Zucchelli, patrimonio di film. Ringraziamo naturalmente la 80 Film, che è il nostro collaboratore ormai da 35 anni, che garantisce il servizio, la qualità tecnica delle proiezioni, la gestione delle sale, e in particolare non sono qui presenti stamattina, però volevo ringraziare Sergio Visinoni e Andrea Zanoni, che si prestano le loro competenze per la selezione e la cura della sezione dedicata al documentario di Sita Vicino. Ringraziamo Fondazione Alaska, che invece cura il nostro archivio audiovisivo e fornisce tutti i materiali per la ricerca indispensabile per la creazione poi del programma, dei contenuti del festival, e fornisce anche tutto il materiale iconografico. E poi ringraziamo che sono i pigmenti sempre per l'iniziativa relativa alla Bergamo Jazz. Ringraziamo Monica Morzetti della libreria Incrocio Quarelli, che quest'anno collabora per quanto riguarda il progetto dei strip. Elena Finanzi di Visit Bergamo, che ci aiuta per la promozione a livello turistico della manifestazione. Monica Padrocchi Savoldelli della cantina sociale bergamasca, che quest'anno proporrà il vino ufficiale della 35esima edizione. E poi ancora Corpo, che collabora sempre per il progetto degli strip e la proposta alle stampe in serigrafia e laboratorio, e da Opolis poi per invece per tutti i servizi che offre il nostro pubblico che ama venire al festival in bici. E speriamo di non aver dimenticato nessuno tra i presenti, e quindi aver ringraziato tutti. Ovviamente ringraziamo anche tutto lo staff, di cui qui c'è anche una folta presenza,
che lavora insieme anche ai volontari che poi partecipano durante i 9 giorni del festival. Ringraziamo i soci dell'associazione che non sono qui presenti perché fanno un altro lavoro, ma partecipano attivamente a quella che è poi la nostra programmazione annuale, le nostre scelte, e il presidente Davide Ferrari, che è presidente da quest'anno, dall'inizio di quest'anno. Ovviamente ringraziamo anche tutto il nostro pubblico che ogni anno partecipa numeroso, affolla le sale e segue la manifestazione con passione, anche è uno delle componenti del sostegno che riceviamo ogni anno al festival. Noi anche, come già negli ultimi 3 anni credo, lanciamo la campagna annuale di supporto a Berlin Film Meeting, non solo per quanto riguarda il festival, la prossima edizione, ma ovviamente per quanto riguarda tutte le attività dell'associazione. Come lo scorso anno abbiamo preparato un materiale, un volantino che è stato sempre come lo scorso anno. La veste grafica è stata curata da Super Public di Brescia e ringraziamo Matteo Maroni e Luigi Stanga che hanno curato anche tutta l'immagine di Bergamo Film Meeting 2016 e della campagna di supporto 2016. Quindi abbiamo confermato la collaborazione visto che ci siamo trovati in grande affinità. L'impostazione è sempre quella, è sempre di per tutti i donatori. Abbiamo creato un'associazione con i vari personaggi, le icone del cinema, degli attori che sono passati sugli schermi di Bergamo Film Meeting, e a seconda delle varie del tipo di donazione c'è una piccola ricompensa. Naturalmente non è per questo, non è la ricompensa, la motivazione di solito di chi decide di sostenere il festival, principalmente è la volontà di condividere con noi, di partecipare al nostro progetto e quindi dimostrare la fiducia a quel lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo e anche a quelli che sono i nostri progetti futuri. Parte ovviamente di questi contributi confluiranno sulla 35esima edizione, ma come dicevo prima anche sulle altre attività che svolgiamo durante l'anno, i percorsi di formazione, laboratori, workshop, seminari per le varie fasce d'età, anche per adulti, ma anche tutti gli eventi speciali che facciamo durante l'anno, come anche l'intervento all'interno di Art Date a maggio, la programmazione dei film classici durante la rassegna Esterno Notte e anche sonorizzazioni, altre tutto rassegne. Cioè, abbiamo un programma tra l'altro per il 2017 delle novità, che adesso non vi anticipiamo, però piano piano durante l'anno verranno disvelate, probabilmente anche annunceremo qualcosa proprio durante l'edizione del festival. Durante l'anno sarà possibile anche, rilanceremo anche eventi per la campagna di supporto, sarà possibile anche contribuire come sempre in dichiarazione dei redditi con il 5 per 1000, perché perché Bergamo Film Meeting è una ONLUS e dal 2017 anche con il 2 per 1000, le due cose non si escludono assolutamente a vicenda perché viene assegnato alle associazioni culturali. Come poi è possibile contribuire invece a fare una donazione, questo è tutto spiegato nel volantino che avete in cartella stampa, anche sul nostro sito internet online. È possibile fare una donazione online, è possibile anche venire direttamente nei nostri uffici, come fanno molti, così c'è l'occasione di conoscersi, di scambiarsi idee, di confrontarsi sul nostro progetto. Se ci sono domande anche dal pubblico, sia per quanto riguarda il programma che per quanto riguarda il nostro
nostro progetto la campagna di supporto, siamo nulla. Potete comunque fare anche successivamente, quando tra poco ci trasferiamo nell'altra stanza per il buffet, quindi vi invitiamo tutti a partecipare. Il buffet è stato preparato dal nostro caro amico Paolo Sormenti per le Baccanti ed è accompagnato dalla birra del birrificio Elab e dal vino della cantina sociale della Massa. Quindi vi ringraziamo per la partecipazione e vi invitiamo a unirci a noi nell'altra sala.